Attorno al 2500 a.C., sull'isola di Creta si sviluppò la civiltà cretese, chiamata anche Minoica, dal nome del suo re più famoso, Minosse. L'isola di Creta si trova nel Mar Egeo, al centro del Mediterraneo orientale. Creta è l'isola più estesa e popolosa della Grecia e una delle maggiori del Mediterraneo. Anche se il territorio è in prevalenza montuoso, l'agricoltura è una delle attività principali insieme al turismo, sviluppato grazie alle splendide spiagge. Il mare fu la vera ricchezza della civiltà cretese. La posizione di Creta, al centro del Mediterraneo, favoriva i commerci con le popolazioni delle altre isole greche e della terraferma. Il mare, inoltre, costituiva una difesa naturale contro gli attacchi dei nemici. Il territorio, prevalentemente montuoso e ricoperto da ricchi boschi, offriva legname per la costruzione di imbarcazioni. I cretesi erano un popolo pacifico e vivevano in splendide città, come Cnosso, Festo e Maglia. Ognuna era indipendente ed era governata da un re sacerdote, che viveva all'interno di un grande palazzo, centro della vita cittadina. Per questo motivo le città cretesi vengono chiamate dagli storici città-palazzo. Intorno al 1450 a.C., la civiltà cretese scomparve per ragioni misteriose. Alcuni storici pensano che una grande eruzione vulcanica nella vicina isola di Tera, oggi chiamata Santorini, abbia causato un potente maremoto che devastò le coste cretesi. Altri sostengono che la causa sia rintracciabile negli assalti dei Micenei, un popolo di guerrieri proveniente dalla Grecia. I cretesi erano conosciuti nel mondo antico soprattutto come mercanti e abili marinai. Esportavano vino, olio, lana, ceramiche e armi in bronzo, in Anatolia, Egitto e Grecia. Le loro navi ritornavano a Creta cariche di materie prime e di altri prodotti che nell'isola mancavano, come lino, cotone, stagno, rame e metalli preziosi. Grazie alle ricchezze accumulate, potevano organizzare continue spedizioni alla scoperta di nuove rotte commerciali da percorrere. La flotta cretese era così potente da controllare tutto il Mediterraneo orientale. Questo tipo di potere commerciale ed economico viene definito dagli storici talassocrasia. Le navi cretesi erano lunghe e sottili, dotate di due timoni e di parapetti laterali. Erano mosse da una grande vela a cui, all'occorrenza, potevano aggiungersi anche 30 rematori, disposti sui due lati. I cretesi navigavano soprattutto da marzo a novembre, quando i venti erano più favorevoli. I cretesi furono anche agricoltori e allevatori. Grazie al clima mite, coltivavano cereali, viti e ulivi e, sulle colline, allevavano pecore e capre. Nelle zone montuose, i cinghiali e i cervi costituivano un'importante riserva di cibo e i boschi garantivano legname per la costruzione di attrezzi e imbarcazioni. L'artigianato cretese era molto apprezzato. Si producevano oggetti in bronzo, tessuti e ceramiche e, con i metalli preziosi, si realizzavano splendidi gioielli. I cretesi idearono un tipo di decorazione della ceramica con motivi geometrici, come spirali o cerchi, chiamato stile Camares, dal nome della località in cui furono trovati alcuni vasi. Le ceramiche venivano dipinte anche con temi naturalistici, come piante, fiori e animali. A capo di ogni città c'era il re, chiamato Minos, che viveva nel palazzo e aveva un potere assoluto. Seguivano poi i funzionari, che dirigevano e controllavano tutte le attività commerciali, agricole e artigianali. I sacerdoti organizzavano i riti principali e le grandi feste in onore delle divinità. Il resto della popolazione era costituito da artigiani, tenuti in grande considerazione per le loro abilità, agricoltori, allevatori, pescatori e marinai. Essi avevano l'obbligo di versare i tributi per il mantenimento della famiglia reale, dei funzionari e della potente flotta. Attorno al 2000 a.C., i cretesi utilizzavano una scrittura formata da geroglifici. Per facilitare gli scambi commerciali, elaborarono poi un sistema di segni più semplici da leggere e da scrivere. Questo tipo di scrittura comparve attorno al 1700 a.C. e gli storici l'hanno chiamato lineare A. Si tratta di una scrittura sillabica, formata da circa 70 segni.
Sull'isola di Creta sono state rinvenute tantissime iscrizioni, ma nessuno studioso è stato ancora in grado di decifrarle. Per questo motivo, molti aspetti della vita quotidiana dei cretesi sono ancora da scoprire. Grazie ai numerosi dipinti rinvenuti sull'isola di Creta, gli studiosi hanno ipotizzato che le donne fossero tenute in grande considerazione dai cretesi. Molto probabilmente godevano di una certa libertà e potevano partecipare alle feste e ai banchetti e gareggiare nei giochi sportivi. Avevano molta cura del proprio aspetto. Vestivano con gonne e corpetti attillati e indossavano gioielli con pietre preziose. Si truccavano gli occhi e avevano elaborate acconciature. I cretesi erano politeisti. Adoravano elementi naturali, come gli alberi e gli animali, soprattutto il toro, che rappresentava la forza ed era il simbolo della civiltà minoica. I cretesi veneravano anche divinità antropomorfe, come la dea madre, considerata la creatrice della vita e portatrice di fertilità. A Creta non sono stati ritrovati dei templi. Le cerimonie religiose probabilmente si svolgevano all'aperto, poiché i cretesi credevano che l'incontro con le divinità avvenisse in luoghi naturali, come boschi e grotte. Durante gli scavi, gli archeologi hanno rinvenuto vasi, gioielli e statuette lasciati come offerte e ceneri di animali sacrificati alle divinità. I sacerdoti e le sacerdotesse si occupavano dell'organizzazione dei riti e delle grandi feste in onore delle divinità. In onore della Dea Madre venivano organizzati riti religiosi, che consistevano in esercizi ginnici molto spettacolari. Questi si svolgevano nel cortile del Palazzo del Re. Il più famoso era la gara acrobatica della taurocatapsia, che consisteva nell'afferrare il toro per le corna, riuscire a effettuare un'acrobazia sul suo dorso e ricadere in piedi dietro di lui. A questo rito potevano partecipare anche le donne. Grazie agli affreschi, sappiamo che i cretesi praticavano vari altri sport, come la corsa e il pugilato. La città-palazzo di Cnosso fu la più famosa e imponente. Oltre a essere la residenza del re, comprendeva più di 1000 stanze, magazzini, laboratori e cortili. Poiché il mare costituiva una difesa naturale contro i nemici, le città-palazzo non erano racchiuse all'interno di mura fortificate e poterono ampliarsi continuamente. Con questo video abbiamo finito il nostro viaggio nella storia antica per quest'anno. Spero vi sia piaciuto. Ricordatevi che i video sono a vostra disposizione per ripassare e gustare sempre di più la conoscenza di popoli e culture. A presto!